Ciao ragazzi, bentornati qui nel canale di calcio, nel primo canale di calcio, perché oggi signori siamo qui, tornati con la prima live reaction sul mio canale YouTube. C'è Fiorentina Juventus che adesso vado a controllare, ma dovrebbe scendere in campo a meno di clamorose novità, con un 4-3-3 con Perin, Cuadrado, Danilo, Bremer, Alexandro, Paredes, Locatelli, McKennie, Di Maria, Milik, sorpresa, e Filip Kostic. Questa dovrebbe essere la formazione titolare. Devo dire la verità, avrei magari messo Bonucci al posto di Cuadrado, perché Cuadrado magari in corsa poteva dare insomma, qualcosina in più. Avrei messo debutto intanto per Paredes, anche magari un McKennie, cioè McKennie ci può stare, centrocampo sono d'accordo, Locatelli, McKennie e Paredes, di attacco, Di Maria, Milik e Kostic. Allora Milik ci può anche stare, perché Vlahovic ha sempre fatto fatica contro la Fiorentina a giocare, quindi ci sta anche mettere Milik. Di Maria non l'avrei messo dal primo minuto perché è un po' un rischio che ti prendi. Per quanto riguarda invece Kostic, ci sta. Mentre la Fiorentina scende in campo un 4-3-3 con Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Malè, Amrabat, Barak, Sutil, Kwame, Jovic. Vorrei fare però le condoglianze a Jack Bonaventura, che ha perso purtroppo il suo papà. Jack, riprenditi. Un saluto. Forza Juve comunque. Sempre andiamo con la live reaction. Ok, le squadre stanno scendendo in campo. Vediamo un po' chi sarà il giocatore che toccherà prima il pallone. Sarà la squadra che batterà per prima. Diciamo che ci siamo. L'Eventus è già sul terreno di gioco. Come vi ho detto prima, debutto per Paredes. Dentro Milik e anche chiaramente Vlahovic, penso che l'abbia messo in panchina perché c'è appunto il Paris Saint-Germain e anche per altri motivi. Secondo me, però, un 30 minuti gli farà fare. Vediamo un po'. Kostic non riesce a recuperare il pallone su Dodò. Attenzione, Terracciano gioca lui, Biraghi. Pesato, bello, bravo Paredes, Milik, ah peccato, andava bene, andava bene. Cuadrado, Cuadrado, mettila dentro, sì, Milik, Milik, 1-0, vediamo un po' la posizione, al nono minuto, 1-0, 1-0, 1-0 di Milik, cross di Cuadrado. Palla messa dentro, Kostic per Milik, 1-0, 1-0, Arkadiusz, Milik, rivediamo, Locatelli, ah, non lo so, ok, regolare la posizione Cuadrado, vediamo un po', no, sempre regolare, 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 sì, straregolare, sì, i difensori sono praticamente sulla stessa linea, sì, regolarissima, regà. Non ci sono dubbi. 0-1. Vediamo un po'. Vabbè, lo fanno un po' rivedere. Kostic al volo. Palla per Milik, che è molto bravo a farsi trovare pronto, a metterla dentro. Grande giocata sia di Cuadrado, sia di Kostic, sia di Milik. Bravi tutti. Bravi tutti. Si riparte. 0-1. Sì. Adesso l'arbitro dovrebbe fischiare. Arbitro doveri. Ok, si riparte. No, no, Bremer, sul tiro di Malè era gol sicuro. Era gol sicuro. Era gol sicuro. Bremer, cosa ha fatto? Calcio d'angolo. Stiamo iniziando un po' a soffrire ora. Siamo al quindicesimo minuto, ma. Attenzione, calcio d'angolo. Ok, lungo. Kwame, Amrabat, Barak, Cuadrado, dalla via subito. Bravo, Milik, ah, fallaccio, fallaccio di Amrabat, fallaccio, fallaccio. Regà, non ci abbassiamo troppo, però sta spingendo la Fiorentina, siamo al 18° minuto. Occhio,
Amrabat. Dobbiamo cercare di fare espellere Amrabat. Perché se magari uno si butta e fa un brutto intervento. Attenzione. Oh! Madonna. Barak è caduto. Secondo me è rigore quello. Dobbiamo ripartire. Quadrato. Palla in avanti. Kostic prende. Bravo Kostic. Bravo Kostic. Bravo. Bravo. Inizio qui. Se Barak si è rialzato. Si è rialzato. Comunque, se, cioè, visto dalla televisione sembrava rigore. Attenzione. Bremer. Quadrado. Locatelli. Ah, perché tutti sti palloni persi a Locatelli? Cos'è? No. Non ho idea. Rivediamo. Boh, no, no. Riverso una seconda volta. No, si è alzato tranquillamente, quindi. Vediamo un po' cosa dice Luca Marelli. Occhio sottile, bravo Paredes, bravo Paredes. Allora l'arbitro ha detto, un ex arbitro ha detto che il contatto c'è stato, però prima palla e poi un polpiede. Vai Di Maria, vai Di Maria, vai Di Maria. McKennie, tira, tira! No, non dovevi tirare. Kostic, ma McKennie dovevi tirare lì, no? No, McKennie. Ma dovevi tirare una bomba, era gol quello. Cioè, forse ora era un... Forse era in fuori... No, non lo so se era in fuori gioco. Però cavolo, dalla, cioè... Poi vabbè, Kostic, tiro, Barak, lo devi. McKennie da lì devi tirare. Cioè, almeno provaci. Poi se non inquadra porta, fa lo stesso. Corner. Lo batte Di Maria che è molto dentro al campo. Siamo quasi al 30° minuto. Di Maria. Il cross terracciano. No. No, contropiede. No, Kwame. No, no. Dai. Ma dai, raga. Ma come cavolo si fa a subire un gol del genere? Dai. Battuto bene il calcio d'angolo. McKennie gli doveva tirare. Cavolo. Ma come si fa a subire un gol del genere? Ma dai, raga. Vabbè, meritato. Si stava abbassando, però. Cioè, via. Dai, non dovevamo subire un gol del genere. Cavolo. Di contropiede, per carità, anche un po' fortunati, però. Vediamo. Terracciano, Di Maria non la prende per un piede. Sottil. Paredes è un po' in ritardo, serve qua a me. Perin è un po' nulla. In realtà poteva coprire un po' meglio, ma poco poco Perin in realtà. Peccato. Cos'è successo? No. No, come braccio, raga, no. Ma come? No. Largo il braccio. No. Oddio. Vediamo un po'. Non l'avevo proprio visto. Boh. Qui si vede poco, però il braccio lo ha allargato. Parla, Perin, dai. Sì! Perin! 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 Madò! Anche Perin l'ha toccata, secondo me. Grande rigore, Perin l'ha toccata. Calma. Calma, perché... Oh, madonna. Oddio. Oddio. Cosa fa? Ma cosa aspetta? Ma non l'ha toccato. Grande Perin, grande Perin, Ma non l'ha toccata. grande Perin, da toccata. Linea linea praticamente poi è andata fuori. Raga, fate finire questa partita al nostro primo Fortuna. tempo. No, raga, stiamo prendendo la testa in conto. Oddio.
Bravo Prim, bravo Prim, bravo. Bravo. Bravo Prim, bravo. Riguardiamo. Cioè, quanti rigori ci stanno dando qua? Vediamo un po', ma l'ha toccato o no? L'ha toccata! Aspetta, no. L'ha toccata! Se lo dice il telecronista vuol dire che l'ha toccata. Devo dire recupero. Fate finire sto primo tempo, vi prego. Che non ce la faccio più già. Madonna. Aia. Fallo! Bravo, bravo Paredes, bravo. Ottantasettesimo. Dodò. Amrabat, bel movimento su Fagioli e De Sciglio. Amrabat dall'altra parte per Mandragora. Mandragora che è questo Sottil. Grande prestazione. Attenzione Amrabat, Perin miracoloso su Amrabat, da togli dall'incrocio Mattia Perin. Siamo quasi giunti all'88esimo nel metri, guardiamo. Sottil, palla indietro per Amrabat, Perin fa. No, non era sotto l'incrocio, ma era veramente. No, era sotto l'incrocio. No, no, no. Era vicino alla traversa, Perin la smanaccia. Attenzione. Qui Amrabat per. Attenzione al cross. Che cos'è? Perin protesta, forse non so perché, forse per un fallo, non lo so. Non ho idea. Andiamo un po'. Allegri un po' arrabbiato. Calcio d'angolo ancora per la Fiorentina. Siamo quasi all'89esimo. Attenzione al cross Jovic. Ah no, Artur Cabral. Scusate, Jovic è uscito, pardon. Non è calcio d'angolo, rinvio dal fondo per la Juventus, che ha giocato una partita schifosa fino a questo momento. Ricordiamo il tiro di Amrabat, che la prende benissimo. Perin che fa una grandissima parata sul giocatore marocchino, ex Hellas Verona. Che era partito male con il cartello giallo, poi si è ripreso veramente bene. A che minuto siamo? Vediamo un attimo, siamo quasi al 90esimo, siamo però all'89esimo e qualcosa. Dodò. Dodò rischia. Ma una messa brutta, mannaggia. Cioè, per la Fiorentina, cavolo. Terracciano per Igor. Igor, Terracciano confermato, Dusan Vlahovic non entrerà. Attenzione. Palla è per Martinez quarta. Dodò. Cabral per Mandragora. Da darla dall'altra parte, attenzione. Occhio. Mandragora Fagioli. Grande Fagioli. Però rimane di Ken. La spazza in qualche modo la Juve. Ma ragazzi, Milik praticamente isolato. Primo tempo buono per Milik. Secondo tempo non ha toccato forse un pallone. Vediamo un po' quanti minuti recupero. 4. Porca miseria, sto recupero infernale detto. Sono Dodò. Dodò dall'altra parte per Iconè, grande giocata, ma dove è De Sciglio? Iconè fermato da Danilo. Fermato da Danilo che si conquista il calcio da. Cioè no, scusate, la rimessa dal fondo, signori. Siamo quasi cioè siamo al primo punto di 4 minuti di recupero. Danilo fa una grande cosa. Ci avviciniamo alla fine, Allegri in camicia e fa bene. Allegri furioso, imbufalito. Max Allegri, mancano 10 secondi alla fine. Perin rinvia tra pochissimo. Vediamo un po'. Finisce qui ed è un punto d'oro. È un punto d'oro. Perché che dovevamo vincere, c'era importante per una scuola a Firenze fare un punto. Vi posso dire che va strabene, per come si è messo ne meritavamo di subirne probabilmente 3 di gol. Quindi è un punto che mi tengo strettissimo. Ci vediamo al prossimo live reaction.